Ciao a tutti, oggi parliamo di concimazione delle piante, cioè le piante hanno bisogno di un nutrimento per crescere meglio e ridurre gli stress e ridurre le malattie. Per fare un esempio, le piante hanno bisogno soprattutto di tre sostanze: l'azoto, il fosforo e il potassio. No? Azoto simbolo N, fosforo simbolo P, potassio simbolo K, più i microelementi. Queste sostanze, l'azoto principalmente fa crescere le foglie, la pianta, il fosforo e il potassio irrobustiscono la pianta e il potassio fa crescere soprattutto i fiori e i frutti. Quindi la regola generale è che una piantina molto piccola, che sia da fiore o verde, deve avere un concime con più azoto e meno fosforo e potassio. Quindi ci sarà nei concimi, ci sarà scritto, se ne prendiamo uno, questo qua, ripeto, per piante verdi, può andare bene sia per piante verdi che per piante che devono inizialmente crescere. Quindi questo qua, se guardiamo il contenuto, è questo qui, quindi c'è più azoto, il primo numero è più azoto, ovvero sia, se è un 20, 10, 10, questo è l'azoto, questo è il fosforo e questo è il potassio, quindi c'è più azoto. Viceversa, se una pianta è fiorita, l'azoto potrà essere per esempio 10, il fosforo potrà essere 6 e il potassio potrà essere 20. Quindi fiorite, più potassio, piante verdi, più azoto. Se sono piante per esempio da frutto o ortaggi, all'inizio per farle crescere, ma le prime settimane si dà più azoto, poi dopo si dà più potassio. Queste sostanze si trovano appunto sotto forma chimica in concimi chimici, che possono essere liquidi o granulari, che hanno una durata di pochi giorni o addirittura quelli granulari durano parecchi mesi, oppure si possono dare per coltivazioni per esempio di orto biologico sotto forma naturale. Sotto forma naturale c'è questo, che è il lupino, si usa dare soprattutto per gli agrumi e dà azoto in forma organica, che decomponendosi poi formerà l'azoto assorbibile. La stessa cosa con la cornunghia, che è un materiale che rilascia sempre azoto. Anche questa si dà, diciamo, mentre questo si può dare una volta al mese, il lupino, questa si dà un po' più di rado. La cornunghia può essere di vari formati: più è polverizzata, più ha una breve durata; se la cornunghia fosse grossa, ha una durata maggiore. Quindi queste sono sostanze organiche che rilasciano l'azoto. Sempre parlando di sostanze naturali, il classico è lo stallatico, cioè è un concime organico che deriva dallo sterco di bovini ed equini miscelati alla paglia e fatto decomporre per almeno 7-8 mesi. Viene mescolato al terreno e questa sostanza organica mescolata al terreno, vi spiego semplicemente cosa succede.
se noi la mescoliamo, questo è il sottosuolo, avendo la mescolata si creano dei piccoli, questi qua sono i grumi di stallatico che si formano, che si interrano nel sottosuolo. Questa la coltivazione. Questi grumi qua, decomponendosi, forniscono, oltre che sostanza organica, anche batteri e utili. Una volta decomposti, questi qua sono, quando sono neri così, sono appena messi, dopo svariati mesi pian piano creano dei vuoti che potranno essere microscopici o grandi. Questi vuoti vengono riempiti praticamente sia d'acqua che d'aria, quindi danno una maggiore sofficità al terreno. Quindi mettendo lo stallatico o l'etame che Dio si voglia, si creerà un ambiente concimato con sostanze naturali, azoto, fosforo e potassio, nella fattispecie l'etame è leggermente azotato. E poi vengono forniti batteri utili e sostanza organica che decomponendosi poi crea questi buchetti, questi vuoti, rende più soffice il terreno. Volendo usare una sostanza più concentrata al posto dello stallatico, però è meno, non crea questo effetto, è più concentrata, c'è l'humus di lombrico che si dà in dosi minime e fornisce sempre sostanza organica. Poi sempre per coltivazioni biologiche, per esempio, c'è il concime, ci sono dei concimi biologici che vengono usati per insieme allo stallatico in dosi minime. Quindi, ricapitolando, piante verdi o piantine che devono crescere, anche fossero, non so, geranio, margherite o pomodori, all'inizio, le prime settimane più azoto e fosforo potassio meno. Successivamente, se sono piante fiorite o pomodori, più potassio, simbolo K. Sono questi simboli NPK, li vedete sempre nelle confezioni, sul retro delle confezioni. E dovete sempre seguire questi accorgimenti. Ciao a tutti!